mia posizione. La prima volta che io c'ero in questa piazza. Ed è bello, era una cosa che ci siamo persi finora. Giusto, giusto, dovevo capitare questo per fare questa esperienza. In tanti altri posti abbiamo celebrato. E può essere, diciamo, l'occasione per altre volte cominciare, specialmente d'estate, quando, se Dio vuole, che non ci sarà questo impedimento di distanziamento, sarà una chiesa piena, una piazza piena. Bene, allora, che il Signore ci dà questa opportunità, grazie alle persone che hanno testimoniato Lui, che no, sono nella beatitudine, hanno vissuto tale da guadagnarsi la beatitudine, che è il nostro patrono. Allora chiediamo a noi la grazia di poter ricevere tutte le grazie che, di cui abbiamo bisogno per imitare il nostro patrono, che è uno dei più grandi, diciamo, figli nati di donna, come sentiremo. Perché tutto questo avvenga, noi intanto riconosciamoci che abbiamo bisogno di grazie e quindi di perdono. Ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i suoi alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. E subito, entrata di corsa da re, fece la richiesta, dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporre un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Tutto per la presenza di Gesù. Lo Spirito Santo è quello che ci illumina e vedere Lui, riconoscere Lui, la sua presenza e agire come tale. Se non siamo guidati da Lui, e allora è tutt'altro, la vita è vissuta in modo diverso. È di potere, questa qua per essere moglie del re, lascia il marito, vede tutto potere. E quindi ovviamente non è guidata dallo Spirito, ma figura una fanciulla. La fanciulla gli chiede questo, quello non capivo neanche che significava. La testa di Giovanni dice sicuramente, perché la cosa... Eppure vedete com'è, se cerchiamo il potere nella vita, cosa, dove ci porta? Cosa facciamo? Cosa è orribile? Quindi allora, abbiamo bisogno di essere illuminati da Lui. È il nostro padrone. Che cosa ci dice il nostro padrone? Qual è l'indicazione che ci dà Lui oggi? Attraverso, diciamo, no, quello che abbiamo sentito, la parola di Dio e quello, la sua vita. Lui ha fatto una vita non delle corte, diciamo, dei re o altro, sappiamo, una vita austera, nel deserto, quello che trovava, quindi una vita vissuta con durezza. E
e all'insegna di che? Di quello che gli diceva Dio. Abbiamo sentito il profeta Geremia, lui, Geremia era prima, lui lo conosceva, conosceva la parola che abbiamo sentito. Dice tu, dice, alzati di loro ciò che io ti ordino. Ecco, il Signore ci dà delle parole, ci indica cosa dire, cosa fare, come comportarci, come vivere. E lui è stato guidato da questo, no? E infatti tanta gente andava da lui, si faceva battezzare per cambiare vita, perché la parola di Dio, quello che gli ordinava Dio, attirava la gente, illuminava la gente. Ecco. E quindi uno che diceva quello che Dio gli metteva nel cuore, e uno che attirava, e uno che indicava. Nessuno l'aveva, solo lui l'ha indicato, il figlio di Dio, nessuno lo conosceva. E quando pensavano che lui fosse tutta la tesi, il Messia, per tutta la storia che sappiamo, di come è nato, di come è venuto al mondo, la moglie, la mamma sterile, eccetera, eccetera, tutta quella storia, pensavano di no, non sono io, vedete, non ha scelto. Poteva lui essere, farsi un nome per tutto quello che faceva e quello che... Eppure non ha cercato questo. L'hanno voluto solo indicare, dice c'è in mezzo a uno, in mezzo a voi uno che io non sono degno, per dire lui deve crescere, io so diminuire, ecco quello è quello che io indico. Quindi è stato prima di tutto uno che ha obbedito alla parola di Dio e l'ha annunziata, ha tirato e ha indicato. Perché se non sei guidato dalla parola di Dio non puoi indicare, non puoi attirare la gente. Ecco, devi portare la sua parola. Lui dice, se dice di questo, non spaventarti di fronte a loro. Ecco, non dobbiamo avere paura di dire questo. Dice, perché altrimenti sarò io a farti paura. Dice, allora dice, diventerai una colonna di ferro, un muro di bronzo, contro tutto il paese. Dice, ecco come si diventa forte, tale da tutti potersi aggrappare a quella, no, a quella, a quello, diciamo, a quella stabilità che si è, grazie alla parola di Dio. Ecco, allora tutti si aggrappavano a lui. Figurate che anche, per dire, anche Gesù è andato da lui per farsi battezzare, non aveva bisogno di battezzare, ma per dire, ecco, lui, come Gesù stesso ha detto, è il più grande dei nati di donna. Ecco, tale era la sua forza, la sua colonna che era diventato, e come tutti andavano da lui. Ha indicato i figli dell'uomo, chi era Gesù, e non solo, ma ha continuato a testimoniarlo con la vita. Pensate che in quei tempi il re aveva potere su qualunque persona di fare quello che voleva, quindi parlare al re lì, guarda, questo non lo devi fare, tu non puoi tenere la moglie di tuo fratello, per dire, è una posizione di quelle di un certo, ci vuole carattere, ci vuole forza, ci vuole coraggio. E oggi se fai questo ancora posso qualche processo, ma lì vai, taglia, è un colpo. Quindi sapeva che lui poteva rischiare questo, eppure non si è fermato. Oggi ci indica anche questo, di essere per la giustizia, per la verità, dire la verità. Abbiamo il coraggio, perché oggigiorno ci sono pure tanti soprusi, anche in famiglia. Chi è potente si prende, questo si è preso dal suo cognato, capite? Soprusi. Abbiamo il coraggio di denunciare queste cose, oppure a livello, diciamo, no, di altre... sopruse a livello di potere o di mafia, non so, sono, non so, nel campo lavorativo, no, dichiarati per metà, per guardare il lavoro dopo. Abbiamo il coraggio di dire la verità, e questo ce l'abbiamo. Allora lui ci sta insegnando questo, ci sta dicendo che lui ha avuto questo. Ecco, anche noi allora, non per diciamo puntare il dito oppure subito, ma perché il Signore dice, se non fai questo, dice, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. La verità è, anche se costa, anche se ti può costare, come gli è costato a lui, bisogna dirla, perché la verità è Gesù, non stiamo dicendo, non stiamo facendo del male. Quindi non possiamo stare zitti se uno non sta comportandosi bene. E se scappiamo da questo, no, dice, altrimenti sarò io a farti paura.
Vi ricordate il profeta Giona? Gesù gli aveva detto vai a profetizzare lì. Si è preso la nave e se n'è andato. E poi sappiamo che c'è la tempesta, eccetera, eccetera, tutto affondare. E allora dice, ma che è successo, che c'è? E questo se ne stava nella stiva sotto. E poi l'hanno interrogato, hanno tirato sorte, e poi lui ha detto la verità, io sto scappando da fare la volontà di Dio, ecco perché sta tempesta, ecco, dice, buttate me, perché avevano buttato tutti i loro, diciamo, che avevano detto, no, il loro carico per salvarsi, dice, no, buttate me e vi salverete. Ecco, è stato. Se non avete, dice il salmista, la mia bocca racconterà la tua salvezza. Ecco, dobbiamo raccontare la salvezza che è il Vangelo. La parola di Dio. Quindi siamo chiamati a questo, siamo chiamati anche a indicare gli altri. Nella vita questo è, se non indica famiglia, se non indica ai figli dove sta la verità, dove sta la vita che abbiamo fatto, che il nostro padrone che cosa ci ha indicato, cosa ci ha guidato. Quindi dobbiamo essere indicatori della verità, quindi di Gesù. E anche dobbiamo essere persone che hanno il coraggio, e chiediamogli questa grazia perché non ce l'abbiamo, non è una cosa umana, il coraggio di denunciare le ingiustizie. Ecco, non è lecito, non è giusto che tu prendi quello che non è tuo oppure abusi degli altri, non è lecito. Prendiamo tutte queste cose, chiediamo questa grazia perché, ecco, il suo sangue buttato così non vale, diciamo, a niente, ma ci aiuti nella vita a saper fare le scelte che ci portano alla beatitudine, come è lui fra i santi, anzi fra i più grandi santi, perché ecco, è l'unico profeta, il più grande dei profeti, ecco, che conosciamo, che ha indicato Gesù e che lo ha battezzato. Allora, che questa, come lui è stato, diciamo, precursore di Gesù, per averlo fatto conoscere, e anche nel martirio, per averlo imitato ancora prima di Gesù, ecco, ora Gesù è qua pronto per donarsi a noi, per dare il suo sangue, la sua vita, tutto se stesso. Da lui possiamo prendere la forza perché possiamo imitare i santi, come loro hanno fatto. La sorgente è sempre Gesù, e qua l'abbiamo la sorgente. Chiediamogli questa grazia a Gesù, che possiamo imitare lui e i santi che ci ha regalato. Santi, cantiamo senza fine l'inizio.
l'inno della tua lode.
meditiamo. O Dio che ci hai riuniti alla tua mensa nel giorno, nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di superare con fede, venerare con fede viva la misura che il mistero che abbiamo celebrato e di raccogliere con gioia il frutto di salvezza per Cristo nostro Signore. Io sono contento su questa esperienza, la prima che ho fatto, è una cosa. Speriamo che non dobbiamo pregare che quando subito se ne va sul coronavirus e qua d'estate ci organizziamo, celebriamo qua in piazza. È uno spettacolo. È così che veramente. Dato ogni volta che c'è la festa, sempre si dice niente, no? Però celebrare è qualcosa di diverso. Quindi abbiamo fatto altre esperienze, la chiesa piena con lui, facendolo, come dire, dandogli gloria, no, portandolo alle spalle, questo. Ma questo, ecco, celebrare il Signore in mezzo alla piazza, in mezzo alle vostre case, poi è bello, come vi ricordate, nei primi anni facevamo sempre nelle case celebrare. Bene, allora ci lasciamo con questo augurio, qua c'è il Santissimo, possiamo avere sempre da lui, essere illuminati da lui, no? Per guidare la nostra vita e poter guadagnarci questa beatitudine che si è guadagnato lui, il cugino, e perché lo ha imitato in tutto, lo ha indicato e lo ha fatto presente. Allora chiediamo questo nella benedizione. Il Signore sia con voi. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli per intercessione di San Giovanni Battista, patrono di questa comunità parrocchiale di Villa Durese, vi colmi della sua benedizione. Dio nostro Padre che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Giovanni Battista, patrono di questa comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Scusate, per tutti coloro i quali vogliono fare un'offerta al Santo, qua c'è la cassetta delle offerte. Rispettando le distanze di sicurezza, già vi si possono recare. Grazie.
La dettatura della dettatura, non so, la dettatura.
No, non è un problema.